Preparatevi. Qua la situazione è pessima. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi declatteriamo la skincare. Ora, prima di cominciare, piccolo disclaimer. Il mio problema più grande per quanto riguarda la skincare è il fatto di voler sempre provare qualcosa di nuovo. Questo mi porta a non voler buttare via assolutamente nulla. E mi porta ad accumulare tantissimi prodotti, quindi c'è un bel po' di roba. Se siete nuovi qui, mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi e direi di cominciare. Molto bene, questo qui è il cassetto con all'interno la skincare. In realtà questi sono i prodotti tipo di scorta, perché quelli che utilizzo io sono in bagno, adesso vado a prenderli così ve li faccio vedere, o nel cassetto della scrivania. Quindi questi qui sono o di scorta o per quando voglio provare qualcosa di nuovo. Ci sono anche delle cose abbastanza nuove, tipo Pixi, tipo questo brand qui che ho provato alcuni prodotti ma non ancora questo tonico. C'è un po' di roba. Molto bene, non so da dove cominciare. Voi vedete solo una parte di quello che c'è, ora vi faccio vedere con il telefono il tavolo. Eh già. Ok, cominciamo con i cleanser. Io ho solo un viso, quindi non mi serve tutta questa roba. L'Oréal Paris, il latte fiori rari, che serve per struccare, deterge, strucca e nutre per pelli secche e sensibili. Non mi ero trovata affatto male con questo qui, infatti vedete che è quasi finito. Lo metto da un'altra parte così lo finisco ufficialmente e posso buttare via la confezione vuota, visto che a questo punto ne manca poco, penso che in una settimana dovrei averlo finito. E vediamo se alla mia pelle piace ancora quanto prima. Gel detergente purificante di Nivea, pelli da miste a grasse. Questo qui era il mio cleanser preferito. Poi ho iniziato a switchare un po', a cambiare e l'ho messo da parte, ma vedete che anche questo qui, non so se riuscite a vedere, ma arriva qui, è quasi finito anche questo. Quindi stessa cosa, cerco di finirlo così butto via la confezione. Questo qui di Foreo che mi era arrivato insieme al Luna Mini 3, se non mi sbaglio, Micro Foam Cleanser. Questo qui devo dire che era veramente molto buono, utilissimo per viaggiare, almeno per me, e mi era piaciuto un sacco, mi aveva lasciato la pelle molto luminosa, molto, con molte meno imperfezioni, quindi anche questo, anche se è quasi finito, lo teniamo. E abbiamo questa mousse qui di Wycon, che è una spuma detergente. Personalmente non mi ci sono trovata al 100% bene, quindi questa qui via. È nuovissimo, è di REN ed è l'Ever Calm Gentle Cleansing Milk. Mi sembra di aver letto delle recensioni molto positive, quindi questo qui ancora non l'ho provato neanche una volta, ma lo tengo perché lo voglio assolutamente provare. Mi sembra molto promettente. Garnier, che è il Pure Active Gel Struccante Purificante 2 in 1. Sì, non mi c'ero trovata male, però non è neanche uno dei miei preferiti, è quasi finito, quindi questo qui, in questo caso, via. Di questo qui in realtà ne ho un altro, ma c'è la fede, è di La Roche-Posay, è l'Effaclar Gel Schiumogeno Purificante per pelle grassa e sensibile. Molto molto buono, mi è piaciuto veramente tanto e come vi dicevo io cerco di, cioè, mi viene sempre quella fissa di provare a cambiare, quindi poi mollo le cose, ma adesso lo sta utilizzando Fede. Questo qui è la bottiglia di scorta e è veramente ottimo, quindi io non ho intenzione di farlo andare via. Questo rimane. Questo qui di Neogen, che è il foam cleanser, non l'ho mai provato, non mi sembra di ricordarmelo, quindi questo qui lo regaliamo perché è nuovissimo, quindi via. Questo qui di La Gomme, che mi aveva inviato Yes Style per una delle nostre collaborazioni, è il Gel to Water Cleanser. Questo qui mi è piaciuto veramente, veramente tanto. È un gel che appunto si trasforma in acqua, lascia la pelle bella morbida e idratata, e questo qui rimane di scorta perché mi piace un sacco. Clavoux, che è il Pure Pearl Session Intensive Peeling Gel. È un gel che dovrebbe fare anche da peeling per il viso, ma mi sembra di avere altre cose per il peeling, quindi questo qui è abbastanza nuovo, via. Infatti abbiamo questo qui di Oasis, che è sempre un peeling gel. Non lo so, perché abbiamo anche questa qui che è una crema esfoliante di Pixi. Insomma, quante creme esfolianti posso voler tenere, insomma. Tengo questo qui di Pixi e questo qui di Oasis. No, tengo anche questo qui. Perché
Poi abbiamo questo qui che è l'Algotox Deep Clear, sempre inviato da Yes Style, ma vi dirò che tra quelli che ho provato che mi hanno inviato, questo non mi è piaciuto tantissimo, quindi questo qui via. Stiamo già facendo progressi, mi sembra. Ora dobbiamo passare ai tonici. Abbiamo un altro cleanser di Pixi Beauty, che è l'Hydrating Milky Cleanser, che resta con me perché ancora non l'ho provato, è nuovissimo e sono molto curiosa di provarlo, quindi questo aspetta ad andarsene. Wow, abbiamo un po' di tonici da declatterare. Questi due qui di Revolution Skincare, che sono al 2,5% di acido glicolico e il 5% di acido glicolico, che sono nuovissimi, non li ho ancora provati, quindi restano. Anche questo qui nuovissimo e è di questo brand qui, e di questo ho provato l'acido ialuronico, mi è piaciuto veramente veramente tanto, è quasi finito, quindi sono molto curiosa di provare anche il tonico. Questo qui di Nivea, che è il tonico vitalizzante, lo usavo un sacco di tempo fa ma non mi è particolarmente piaciuto, quindi questo qui via. Now Bay, credo, ed è il Gentle Facial Toner. Ho sentito, cioè mi avete parlato veramente molto bene di questo brand qui. Non ho ancora avuto occasione di provare anche questo, purtroppo, perché sapete, ho solo una faccia. Però anche questo qui mi incuriosisce veramente tanto. I'm From, ed è il Mugwort Essence Toner. Di questa marca qui mi piace tantissimo la crema per il contorno occhi. Questa qui, la Ginseng Eye Cream di I'm From. Il tonico sinceramente non mi ricordo di averlo provato. Non mi ricordo se mi fosse piaciuto o no, quindi tanto vale regalarlo a qualcun altro. The Ordinary, che è l'acido glicolico al 7%, e questo lo utilizzavo tantissimo tempo fa. Io non penso neanche di regalarlo a qualcun altro perché è veramente, veramente vecchio. Ha anche una scadenza di 12 mesi, quindi è scaduto da circa 2 anni. La Roche-Posay, che è l'Effa Clair, questo stringe tantissimo i pori, veramente tanto. Stra raccomandato se avete problemi di pori dilatati. Keep Cool, credo sia il brand, ed è un tonico al bambù, è nuovo, quindi non penso di aver bisogno di un altro tonico e è il caso di farlo andare via. Abbiamo questo qui che è addirittura ancora sulla plastica, che è del brand Niels Yard, inviato da Yes Style. Non l'ho neanche mai aperto perché, come vedete, la situazione è tragica, quindi questo qui va da qualcun altro. Questo qui mi ricordo di averlo provato un paio di volte, ma non mi ha particolarmente colpito, se non mi sbaglio, quindi questo qui via. Questo qui invece è sempre inviato da Yes Style, che è il Centella Green Level Calming Toner. Rimane perché l'ho provato un sacco di tempo fa, cioè un sacco di tempo fa, qualche mese fa, mi era piaciuto ma poi l'ho lasciato nel cassetto, quindi rimane. Now Bay, di nuovo Facial Mist Toner, di nuovo ne ho sentito parlare benissimo, questo qui è anche a spray quindi è stracomodo, questo devo assolutamente provarlo. Pixi, anche questo nuovissimo, sempre della linea Milky, rimane, è ancora completamente nuovo, lo voglio provare. Infine abbiamo questo tonico qui, che è di Revox, non penso di averlo provato, no, quindi questo qui lo mandiamo via. Abbiamo un altro toner, in realtà uno skin prep water con acido mandelico, che rimuove le cellule morte e ammorbidisce bene la pelle, ma sì, teniamolo. Adesso parliamo di creme viso o gel viso. Facciamo così, alla fine di tutto quanto vi faccio vedere i prodotti che uso tutti i giorni, così vi faccio vedere tutto quanto in questo video per quelli che sono interessati alla skincare, eccetera. Abbiamo questo qui del brand Good, non ve lo dico, che è il Silicone Free Priming Moisturizer, quindi crema idratante che fa anche da primer per il make-up. Voglio ancora provarlo e appunto questo rimane. All in One Chica Cream di Cellafi. Questa qui mi ricordo di averla provata, ma che era assolutamente troppo densa per la mia pelle, troppo ricca come crema. Tra parentesi, io ho una pelle mista molto 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 sensibile, se metto qualcosa di sbagliato mi fa reazione, mi escono tutti i puntini rossi, se uso un fondotinta sbagliato mi escono dei brufoletti, quindi veramente
ultra sensibile. Se mi schiaccio un brufolo mi resta la cicatrice, la più sensibile che possiate immaginare. Questa qui appunto mi ricordo che era troppo densa per me, quindi via. Stessa cosa anche per questa lozione qui, se non mi sbaglio, anche questa qui era veramente tanto tanto densa. Non l'ho più cercata né utilizzata da allora, quindi via. Questa qui è di Glam Glow ed è il Glow Starter. Questa crema qui è straluminosa. Se cercate un effetto luminoso, questa è assurda, veramente vi lascia una pelle bellissima. Cioè non la utilizzo per idratare bene la pelle, ma solo per dare l'effetto più luminoso. Derma e Scar Gel. Di questo ne ho sentito parlare veramente molto molto bene per quanto riguarda le cicatrici. È un gel che voi applicate e dovrebbe mano a mano andare a ridurre le cicatrici del viso. Ho smesso di utilizzarlo, ma ne ho sentito parlare troppo bene, quindi prima o poi gli darò un'altra chance. Il Moschino, che è il Nutra Energy, che non mi era dispiaciuto, ma che in realtà non ho più utilizzato né cercato da allora. Direi che questo qui lo regaliamo a qualcun altro che possa utilizzarlo, perché non lo userò mai. Questa qui, anche questa era una crema sempre del brand di prima, che non so pronunciare. È veramente tanto tanto densa, quindi non è la più adatta alla mia tipologia di pelle, vedete? Quindi anche questa va a qualcun altro che magari ha la pelle secca e ne ha più bisogno. Questa qui di Quesera, che è la Ceramide. Questa qui mi era piaciuta tantissimo, mi ricordo di averla provata in video. Mi era piaciuta veramente tanto. Ah sì, è vero che aveva questo pack super, super interessante. Resta anche lei, se non si fosse capito. Espa, che è un brand che ho conosciuto grazie a Look Fantastic. Appunto, lo vendono sul sito di Look Fantastic. Mi piace veramente, veramente tanto come brand. A parte che sembra super lussuoso, tutti i prodotti che ho provato finora mi sono piaciuti, quindi questa qui rimane. Un trattamento di Dr. Dennis Gross, che è l'Alpha Beta Exfoliating Moisturizer, e non l'ho ancora provato, quindi lo teniamo per il momento. E poi abbiamo questa crema qui di Estée Lauder, che è sempre un campioncino, che è la Renutrive Ultimate Diamond Energy Cream. Dovrebbe essere una crema ricca, quindi penso sia pensata più per le pelli secche, perciò questa via. Allora, delle categorie di prima abbiamo altri due prodotti. Questo qui è un cleanser, un cleansing balm di Rodial, credo, che è il Bee Venom. Mi è arrivato settimana scorsa con la Beauty Box di Look Fantastic, quindi resta perché ancora non l'ho provato. Questa qui, che è una crema per pelli grassi di La Roche-Posay, della linea sempre di F. Claire, dovrebbe assorbirsi bene, quindi anche questa qui rimane. Pixi, ed è la crema alla rosa ceramide. Di questa qui ho sentito parlare abbastanza bene, mi sembra forse da The Lady, se non mi sbaglio. Potrei sbagliarmi totalmente, ma mi sembra di averne sentito parlare da lei. Non l'ho ancora provata, ma la proverò. E invece questo qui è per quando viaggio, è il cleanser che utilizzavo tantissimo l'anno scorso, è di Garnier ed è il Pure Active 3 in 1, se non mi sbaglio. L'avevo inserito qui appunto per viaggiare, ma è quello che ho di scorta, anche perché quello che c'è in bagno è finito. E passiamo adesso ai sieri. Che gioia! Allora, come mist abbiamo questi qui di Revolution in collaborazione con Jake Jamie, e sono, uno è il Tropical Quench e questo qui è il Fruity AF. Questi qui sono molto buoni da utilizzare d'estate, quindi rimangono entrambi perché hanno un profumo fantastico. Abbiamo anche questo qui di Claire's, che è sempre un mist, quindi sempre da spruzzare sul viso, nutriente, idratazione profonda, questo qui, e direi che lo teniamo perché in estate questi sono veramente molto utili. Dr. Jamie Lab, mi sembra che mi avesse fatto una buona impressione, ma ecco, sì, è come farsi una doccia. No, questo qui lo diamo via, anche se una ragazza poi sotto nei commenti mi ha scritto no, tienilo perché è fantastico, ma sinceramente ne ho già tre, quindi non li utilizzerò tutti, forse è il caso di farlo andare via. Un altro mist è questo qui di Jour Lick, è il Rosewater Balancing Mist, questo, che non ho ancora provato ma sono molto curiosa di provare perché l'ho visto anche in un video di, oddio, una ragazza che fa skincare in ASMR che guardo sempre, JD Weedy, sì, e ho visto che lo utilizza tanto sulle sue clienti, quindi va provato. Poi mi fate sapere se sto facendo un buon lavoro, secondo me no, però fa niente. Questi qui sono proprio sieri, questo qui è alla propoli di Wish Trend, sempre da Yes Style.
non l'ho più ricercato, non l'ho più riutilizzato, quindi questo qui va via. Tea Tree Relief Serum, questo. Anche questo da Yes Style. Mi sembra che mi fosse piaciuto, quindi questo qui lo teniamo. Sì, questo è la vitamina C, quindi... Allora, io avevo questo qua, sempre alla vitamina C, che utilizzavo tantissimo, tanto tempo fa, quando facevo il... Si chiama Derma Rolling. Praticamente è un... Adesso non ce l'ho qui, non so dove sia. Un oggetto con degli aghetti che voi passate sul viso, praticamente va a creare dei buchetti nella vostra pelle, molto molto sottili, e poi mettete su un siero, una crema, eccetera, e viene assorbita molto meglio. È molto utile per cicatrici, per andare a stimolare il collagene della pelle. Poi io non sono un'esperta, chiariamoci subito, però quello che avevo studiato io era questo. Quindi a questo punto abbiamo due siere alla vitamina C, teniamo questo che è nuovo e via questo qui che è vecchissimo. Il Moisture Serum, sempre di questo brand, anche questo qui non me lo ricordo per niente, quindi via. Ah, credo che sia un siero idratante tipo quello che ho qui di Pixi. Tengo questo qui di Pixi che è il Milky Serum, lo teniamo, e l'altro invece via. Mi chiedete sempre tantissime opinioni su Revolution Skincare. Sinceramente quel poco che ho provato a me è piaciuto, ma non ho ancora provato tutto, quindi cerco di provare il più possibile e di farvi sapere, quindi anche questo qui lo tengo da parte. Anche per il Dark Spot Corrector, che mi sarebbe anche molto utile, quindi non so perché non lo stia utilizzando, è il caso di metterlo nel cassetto che uso più spesso. The Ordinary, che è il retinolo al 2%, vecchissimo, veramente, penso abbia più di 3 anni e è scaduto, quindi via. Questo qui di Aria Cosmetics, che è il Prodigious Serum, siero viso illuminante, questo mi era piaciuto un sacco, veramente veramente tanto, e anche antinquinamento, veramente molto buono. Questo qui di Revolution Skincare, che è un Fine Line and Correct Serum, quindi per le linee del viso, e anche questo qui rimane nuovissimo. Squalane Oil, ho provato quello che mi hanno inviato alle rose, che è qui da qualche parte, adesso lo recupero, cioè dopo lo recupero, e mi è piaciuto, quindi proverò anche questo qui. Moisture Boost, arrivato con una beauty box di Look Fantastic pochissimo tempo fa, non ho ancora provato, lo proviamo e vediamo. Un mini Advanced Night Repair di Estée Lauder, io ce ne ho altri 2 pieni, quindi questo qui penso di tenerlo tipo per quando viaggio, che è molto utile, è super, è piccino, è carinissimo. Crema contorno occhi. Allora, partiamo con la Clinique Pep Start Eye Cream, questa qui, vecchissima. Via, questa deve per forza andare via perché ce l'ho da troppo tempo. Naobei Prime Eye Contour Fluid, non ho ancora provato, lo proverò e vediamo. Questo qui che, come vi dicevo, è di I'm From Ginseng Eye Cream, mi piace tanto, quindi rimane. Questa qui è di Oliveda, questo brand qui a me era piaciuto veramente tanto, hanno un siero che ho nel cassetto che mi era piaciuto davvero davvero tanto. La crema contorno occhi però è un po' densa, quindi penso che la riproverò un'ultima volta per vedere come mi ci trovo. Può essere utile per qualcuno che ha un contorno occhi veramente tanto secco. Poi abbiamo questa qui mini, che è la Ulla Henriksen Banana Bright Eye Cream, una delle mie creme occhi preferita. E questa qui è la versione mini mini mini, tipo il regalo con qualcosa di Sephora. E la tengo per quando viaggio. Ho qui quella intera, vedete? Però questa qui per viaggiare è troppo carina. Ho un problema serio. Si era già capito, ma ora avete la conferma. Passiamo a quelli che sono i trattamenti. Il Bubble Bubble Lip Mask, che non dovrebbe essere lì, ma nel cassetto delle maschere. Ed è una maschera labbra che va a rimuovere le pellicine in modo super delicato. Quindi questa mi era piaciuta, rimane, mi aveva lasciato le labbra morbidissime. Questo qui di Neogen, che è molto simile a quello di Mario Badescu. Ora, io non mi ricordo la differenza di prezzo, però ho già aperto quello di Mario Badescu, quindi questo qui... non lo utilizzerei, ma è la stessa cosa. Voi prendete un cotton fioc, lo infilate, lo immergete fino a toccare la parte rosa in fondo, senza mischiarli, lo immergete e poi applicate quello che tirate fuori con il cotton fioc sui brufoli, e la mattina dopo, questo la sera, la mattina dopo sono completamente spariti. Quindi ce l'ho già sostanzialmente, quindi questo via. Questo qui è sempre di Neogen ed è Intensive Blemish Care, ancora sulla plastica, non ho avuto poi, non mi sono ricordata di provarlo, quindi questo via. Sempre di Neogen ed è lo Spot
cleaner che sinceramente non ho mai aperto, quindi anche questo via. Australian Body Care è lo Spot Stick Tea Tree Oil. Oh, ok, molto utile per l'irritazione della pelle, quindi ottimo. Questo di Sandy Riley è un campioncino ed è il CEO. E adesso dovrebbe essere venduto anche da Sephora Italia. Non l'ho mai utilizzato questo campioncino, ero stata curiosa di provarlo, ma alla fine non l'ho mai aperto, quindi via. Sempre di The Ordinary è il Vitamin C Suspensions, eccetera. Stessa cosa, li avevo comprati tutti insieme, quindi è stravecchio al punto da vergognarsi, quindi questo via. Ok, invece adesso questo non fa parte proprio del decluttering, ma voglio farvi vedere quelle cose che utilizzo più spesso. Come SPF sto utilizzando questo qui di Miura da Skincare, che è l'Invisible Blur Perfecting Shield. Come crema idratante utilizzo o questa qui di Neutrogena, che è la Hydro Boost Water Gel, mi piace da matti. In tantissimi mi avete scritto che gli ingredienti non sono il massimo, però mi ci trovo troppo bene, per il momento non mi sta causando problemi, quindi sto continuando ad utilizzarla. Se invece voglio qualcosa di più denso uso questa qui di Avalon, che è la Moisture Cream, che è più densa. I miei tonici preferiti sono questo qui di Pixi, che è il Glow Mist con olio di argan, esfoliante questo qui di Glam Glow, quindi questo qui più per tutti i giorni, più delicato, questo qui esfoliante di Glam Glow, questo qui di Pixi che è Glow Tonic, anche mi piace tanto, sempre esfoliante, quindi non lo utilizzo troppo spesso, ma lo utilizzo spesso. Tra i due, questo qui di Glam Glow è un po' più strong, se vi interessa. Questo qui invece di Origins, che è il Mega Mushroom, che è più calmante, piuttosto che, cioè, questi sono più esfolianti o nutrienti, questo qui è più calmante. Queste maschere qui che sono di Peter Thomas Roth, che sono le Cucumber, sono dei gel patches, gel eye patches, e sono veramente ottimi, li uso molto spesso, li tengo su finché non sono secchi, non c'è dentro più niente. Crema contorno occhi o quella di I'm From che vi ho fatto vedere prima, adesso sto provando questa qui che mi è arrivata con la Beauty Box di Look Fantastic, che è la Wrinkle Resist di Madara. Per il momento mi sembra molto buona. Come vi dicevo, la Banana Bright Eye Cream come crema contorno occhi. Sieri di Estée Lauder, questi sono di Advanced Night Repair. Uno dei due è chiuso, l'altro è quasi finito, quindi finisco questo e poi comincio con l'altro. Questo qui è il siero che vi dicevo di Oliveda, che è il Serum Face. Molto buono. Quando lo utilizzo mi ritrovo i pori molto più ristretti, la pelle è bella idratata. Qui è di Dior ed è il Plump Filler. Buonissimo per andare a riempire le rughette del viso, dare quella sensazione rimpolpante alla pelle. Molto utile per eventi di make up, quindi se avete bisogno di avere una pelle bella rimpolpata, molto utile. Questa qui è la Jet Lag Mask di Summer Fridays, la tengo su solitamente tutta la notte, non la sto usando tutte le notti, ma è super idratante, non è pesante, quindi è veramente ottima, la miglior maschera idratante che abbia mai provato. Costa tanto, ma vale ogni singolo centesimo. Il Revolution Blemish Defense Serum, questo qui non me lo ricordo sinceramente, mi sembra di averlo iniziato a provare, ma non lo sto utilizzando proprio tanto spesso. Invece mi è piaciuto tanto questo qui, che è l'Antioxidant Serum, sempre di Revolution. Questo qui di Murad, avevo iniziato a utilizzarlo, è l'Invisiscar Resurfacing Treatment, che è un trattamento per le cicatrici del viso. Vi dico la verità, non ho visto una grandissima differenza. Adesso sto provando un'altra cosa che vi faccio vedere tra poco. Poi come scrub labbra uso questo qui di Milani, che è il Keep It Sweet. Vorrei provarne uno tipo di Jeffree Star, ma per il momento ho questo e funziona benissimo. Burro cacao o trattamenti labbra sto utilizzando questo qui di Lano Lips, che è al cocco. Questo qui di Fresh, che è il Sugar Rose Rosé, molto molto buono. O questa maschera qui di Laneige, che è la Lip Sleeping Mask, anche questa veramente molto molto buona. E poi questo qui è il siero che vi dicevo prima, di Good Molecules. È un siero viso alle rose, bello nutriente, non pesante. Lo utilizzo la sera, però non prima di truccarmi. E poi in realtà questi qui sono due oli. Ok, invece i prodotti che uso tutti i giorni per lavare il viso, detergere, eccetera eccetera. Cleanser, questo qui di Purity, preso sul sito di Look Fantastic.
questo qui. E utilizzo sempre il cleanser con il Foreo Luna Mini 3. Tonico utilizzo questo qui di Ulla Henningsen, che è il Glow 2O. Serve per i dark spot, quindi le macchie del viso. Come siero viso uso questo qui all'acido ialuronico che vi dicevo prima. Per i brufoletti, come vi dicevo, utilizzo questo qui di Mario Badescu, che è la Drying Lotion, ora disponibile anche su Sephora.it. E poi da qualche giorno ho iniziato a provare questo trattamento qui che ho visto sul canale di Huda Beauty, che è una crema di Institut Estedermela EVE, che è una crema assolutamente pazzesca, che dovrebbe ridurre tantissimo le cicatrici del viso. Come vi dicevo, la sto provando solo da qualche giorno, quindi vi terrò assolutamente aggiornati. Costa veramente tanto. Io l'ho presa sul sito di lookfantastic.it, ma ha delle recensioni veramente ottime, quindi spero tanto che funzioni, che migliori le mie cicatrici del viso, e se sarà così avrò risparmiato tanti tanti soldi in trattamenti molto più costosi dal dermatologo. Quindi vi tengo aggiornati. Vi faccio dare un'occhiata velocissima anche alle mie maschere viso, ma non penso che declattererò qualcosa. Allora, maschere in tessuto. Prima di tutto io utilizzo il Foreo UFO. Lo utilizzo molto spesso perché è possibile fare le maschere in modo abbastanza veloce e praticamente inserite il dischetto della maschera qui dietro e dall'applicazione vi fa fare tutto il trattamento, quindi si riscalda oppure vibra oppure diventa più freddo, usa la luce rossa, e appunto ho qui le maschere per il UFO, la Manuka Honey, che ho già tolto la scatola, il Make My Day, Shimmer Freak, Matte Maniac, Bulgurian Rose. Poi qui abbiamo questi patches per gli occhi di Patchology, mi piacciono tantissimo. Anche questi qui, flash patch per le labbra, sempre di Patchology. Queste maschere all'acido ialuronico le tenete su, io l'ultima volta l'ho tenuta su tipo 2 ore passa la sera mentre guardavo il film, e lascia la pelle straidratata, morbidissima. Mi piacciono veramente. In tessuto, maschere idratanti preferite queste due qui e la Make My Day, questa qui. Questi qui sono gli spot patch, sempre di Neogen. Dovete metterli sopra i brufoli la sera e la mattina dopo lo togliete e viene via anche il brufolo. Cerotti punti neri di Primark, credo di averne un altro milione qui da qualche parte. Questa non l'ho ancora provata, maschera per le labbra di Project Lip. Queste due qui me le hanno regalate a Londra con degli acquisti, sono di Garnier, sono Charcoal e Moisture Bomb. Maschera capelli di Sephora. Le maschere di Sephora a me solitamente piacciono un sacco. Questa qui non penso di averla provata un paio d'anni fa, però devo riutilizzarla. Questa qui mai provata, anche questa non l'ho mai provata, anche questa e questa non l'ho mai provata. Cerottini punti neri di Sephora, che non mi ricordavo di avere, che potrei utilizzare più tardi, quindi restano qui. E di OK, ok. Poi cerotti punti neri di Biore, molto buoni anche questi. Glam Glow, questa qui è la Flash Mud, la mia maschera preferita per esfoliare la pelle. Ha all'interno dei granellini che sembrano quasi sabbia e sfoglia la pelle in un modo favoloso. Origins Ginseng Peel Off Mask, personalmente non la mia maschera preferita di sempre. Di Origins molto molto buona la Drink Up Intensive, da tenere su tutta la notte, ho sia quella mini che quella grande. Quella mini è quasi finita, bella idratante, non tanto quanto la Jet Lag, ma molto idratante. Stessa cosa, super idratante, Glam Glow Thirsty Mud. Questa ha un profumo veramente molto buono e rimpolpa tantissimo la pelle, oltre che idratarla. Dr. Brandt Oxygen Facial, che ce l'ho da un sacco, dovrei finirla a questo punto, e che mi piace un sacco perché voi la mettete su e inizia a fare la schiuma, inizia a fare le bolle, poi vi lascia la pelle super morbida, idratata. Ulla Henningsen Pat Glow Facial. Tra tutte le maschere di Ulla Henningsen, questa non è la mia preferita. E sfoglia la pelle, lascia luminosità, però mi aspettavo molto molto di più da quello che avevo visto su Instagram. Durante, quando era uscita questa maschera, c'erano tante sponsorizzazioni e sembrava una maschera pazzesca, quindi mi sono creata delle aspettative un po' troppo alte. È molto buona, però non è così straordinaria. Molto buona anche la Cold Plunge Pore Mask di Ulla Henningsen. Questa qui ha anche un colore stupendo,
color puffo e aiuta a restringere i pori e esfoliare la pelle con gli AHA. Questa qui è anche di Origins, molto buona, sempre drink up ma 10 minuti, quindi non overnight, ma la tenete su solo 10 minuti. Questa qui di Glam Glow, wow, se vi serve un mini lifting molto veloce, questa è quella che fa per voi. È la Gravity Mud, che ho sia in viola che in rosa. Maschera al carbone di Origins, che in realtà è quasi finita, se non addirittura completamente finita, detossinante per la pelle. E la Retexturizing Mask, anche questa di Origins, e aiuta tantissimo con la texture della pelle. Anche questa qui, maschera al carbone di Revolution, maschera all'acido ialuronico di Revolution, sempre super idratante. Questa qui ancora non l'ho provata, ma devo assolutamente provarla. Stessa cosa per questa qui, Detox Mask di Estée Lauder, sempre al carbone, molto utile per disintossicare bene la pelle. Anche questa qui era ottima per esfoliare la pelle di Glam Glow, ma è vecchissima, è stra secca, quindi è il caso di eliminarla. Sempre maschera al carbone di Now Bay. Questa è la Super Mud Cleansing Clearing Treatment. È sempre una maschera nera, ma è veramente molto particolare, perché quando si asciuga le parti in cui ci sono i brufoletti o le imperfezioni restano bagnate e estrae i batteri dalla pelle. Queste qui invece sono le maschere della collezione di Revolution con Jake Jamie. Ora io non mi ricordo quale tra queste fosse la mia preferita, però in linea generale mi sembra che mi fossero piaciute tutte. Tra tutte quelle che ho non sono le mie preferite, però non sono neanche male secondo me. Direi che è stata una super vittoria, cioè super magari no, però è stata una vittoria. Dai, è comunque meglio rispetto a prima. Abbiamo da questa parte i tonici, cleanser, creme idratanti, sieri, un po' misti, creme occhi. Questa invece è la roba per abbronzarsi, cioè l'autoabbronzante, Saint-Tropez, eccetera, eccetera. Però dai, almeno adesso si vede tutto. Questo è tutto, abbiamo finito con la skincare, c'era un sacco di roba da guardare insieme, ma abbiamo finito. Vi ringrazio tantissimo per la compagnia che mi avete fatto oggi. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così non dimenticate di lasciare un bel like e di iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Grazie ancora per la compagnia, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!